Questa era appunto un po' la premessa, come al solito, accade anche per Moro. Questo disco lo fece praticamente in poco tempo, pensando invece poi tutto quello che ci ho dato in pensare. Ma qui siamo arrivati, finalmente, siamo alla soglia, siamo per aprire la porta, letterale, perché di quello si tratta. Dal Second Moon è una soglia, in fondo. Abbiamo detto prima, il disco perfetto, forse. Difficile immaginare un disco in cui la coesione tra tutti gli elementi è più riuscita, è più narrativamente, dal punto di vista del suono. Tutti gli elementi che noi possiamo considerare raggiungono nella ricerca di Pink Floyd in questo momento un punto saliente. Loro stessi si raccolgono un po' mentre lo fanno, e i racconti di Alan Parsons, che Alan Parsons è a questo punto un personaggio chiave, per molti è diventato poi un culto a parte Alan Parsons, perché è quello che possiamo dire che era il quinto Pink Floyd a questo punto, perché lavorava con loro, era un tecnico che era cominciato come assistente aveva fatto l'assistente a Abbey Road dei Beatles, quindi come dire, aveva, e lui stesso tante volte dirà come sentiva che l'atmosfera non era dissimile, la stessa voglia di ricerca, la stessa voglia di modificare continuamente le forme della canzone, di quello che era a disposizione in quel momento del lessico e del linguaggio della musica pop e rock. Il racconto iniziale è molto semplice: si riuniscono, lo racconta Walter, siamo nella cucina di Nick Mason a casa sua, e Waters in questo momento era diventato il leader, a tutti gli effetti, Roger Waters, ma un leader accettato, ancora in un momento di grande armonia, poi dopo diventava un problema enorme, ma insomma per adesso la sua leadership, cioè la sua ispirazione viene riconosciuta. Spesso i commenti sono un po' acidini, no? Perché, non so, Mason dice, ma ti spiace ammetterlo, ma era veramente una buona idea, Gilmour lo stesso, però insomma le sue idee in questo momento sono molto forti. Quello che lui porta a loro, dice, dobbiamo fare forse un disco che parla, probabilmente è la cosa più importante che c'è al mondo, cioè il rapporto tra le nostre potenzialità, con quello che la vita potrebbe essere, e quello che il vivere ci impedisce di essere, cioè i condizionamenti, il denaro, il tempo così come è concepito, il lavoro, la cattiva educazione, tutta la pazzia come rischio di alienazione portata, la morte, la paura della morte, tutti questi temi sono quelli che forse ci impediscono di essere come noi potremmo essere. Dite voi se non è un tema ancora oggi. Pensate quanto sia un'ambizione per un gruppo rock. Noi, scusatemi se mi ripeto, ma per quei pochi che non ci hanno mai visto, siamo convinti che il rock non sia un genere musicale. Quest'album lo dimostra pienamente, perché non c'è un genere all'interno di questo disco. C'è un modo di affrontare la musica, un modo di raccontare le storie, la voglia di fare arte, nel senso pieno del termine, senza essere slegati dalla vita, perché è di vita che si parla. C'è la voglia di chiedere alla musica molto di più rispetto a quello che dicevamo prima, altro che intrattenimento. Waters e anche gli altri, perché in realtà il disco è composto da tutti quanti, molti brani sono firmati da tutti e quattro, siamo ancora una band che funziona come band, quindi nonostante l'ispirazione di Waters, tutti e quattro mettono moltissimo all'interno dell'album. La band chiede alla musica di essere di più, quindi si sforzano tutti e quattro di arrivare a fare qualcosa che abbia importanza, quindi non solo musicalmente ma anche con i testi, che per loro era difficile, perché fino a quel punto i testi sì, li avevano già scritti, ma non era stato il centro principale del loro interesse. Avevano fatto un grandissimo lavoro attorno al suono, e anche Dark Side chiaramente di suono è composto, ma per la prima volta i testi hanno una rilevanza fondamentale, la band vuole dire qualcosa. Quello che avete visto prima, il video con le immagini delle manifestazioni, non vi sembri assurdo? I Pink Floyd sono una band impegnata, lo sono nel senso pieno del termine, lo sono perché parlano di impegno nella vita. Nel Dark Side di politica non si parla in termini stretti, però si parla di denaro, si parla di tempo, si parla di come la società ci costringa a vivere in dei modi, come diceva Gino, che non necessariamente sono quelli in cui noi forse vogliamo vivere. È un'ambizione enorme per un gruppo rock. I Beatles ci avevano provato, Dylan lo aveva certamente fatto, moltissimi altri avevano percorso questa strada, ma la completezza di Dark Side è di mettere tutta questa ricchezza dei testi all'interno di una struttura sonora assolutamente fantastica. Allora, Dark Side a tutti gli effetti la possiamo pensare un'opera però in senso moderno. Proprio in quegli anni c'era un grande fermento nella riconsiderazione, la possibilità di
immaginare un'opera, per opera si intende un'opera dell'ingegno umano in cui no, tutti i generi sono coinvolti, in cui c'è la parte visiva, c'è la musica, c'è il movimento, c'è la scena, in teoria c'è anche la narrazione. Ecco, questa è l'opera. In quel periodo si stava ridefinendo anche quest'idea, nascevano anche perfino il jazz, se qualcuno ricorda un'opera che si chiama Escalator Over the Hill, che fu un'opera a tutti gli effetti, ma basata sul linguaggio jazzistico, quindi completamente fuori dagli schemi. È quello che fanno anche i Pink Floyd, immaginano un'opera, ma non ha nessuna sequenza narrativa in senso classico, potremmo paragonare più a un'opera barocca come concezione, in cui i numeri si susseguono, alla fine hanno una profonda coerenza e omogeneità, ma non necessariamente sono un racconto lineare come siamo abituati a immaginarlo. Ma c'è qualche indizio, qualcosa che ci fa capire l'unità stilistica, come se fosse un unico e solo viaggio esplorativo. Questo battito del cuore, il disco, come sapete, inizia con questo battito cardiaco e poi si riconclude con un battito cardiaco. Tanto per dire, la cornice è questa. Poi vedremo, la copertina fa lo stesso in modo geometrico e più fisico, ma insomma, lo stesso tipo di cornice ce la indica il disco stesso, con questa idea del battito. È come dire, siamo all'essenza, quello che stiamo per affrontare sono i tempi fondamentali, basilari, più importanti della vita. Quali sono? Il tempo, il denaro, la morte, il sesso, la pazzia. E tutto questo incorniciato da una grande e unica metafora che è The Dark Side of the Moon, il lato scuro della luna. Per un po', quando cominciamo a farlo dal vivo, la chiamavano Eclipse, che poi sarà il brano finale in realtà del disco, perché avevano saputo, con loro grande rammarico, che stava uscendo il disco di un altro gruppo rock che si chiamava The Dark Side of the Moon. Il disco uscì, per loro fortuna fu abbastanza inosservato, così loro poterono riappropriarsi di quello che era, perché veramente quel titolo è anche il lato oscuro della luna. Che cos'è? Tutto quello appunto che noi, come sapete, adesso mi viene in giro quando parlo con queste, ma insomma noi vediamo, questo lo sanno veramente tutti, noi vediamo sempre lo stesso lato della luna. La causa è non è così ben spiegata, perché c'è questa coincidenza, sta di fatto che il modo di rivoluzione, di rotazione sono assolutamente identici, appunto che noi, pur ruotando con se stessa la luna, ma ci presenta sempre la stessa faccia. Questo nel corso dei millenni ha fatto immaginare questo retro, questa parte posteriore della luna, come qualcosa di luogo misterioso per eccellenza, dove ci abbiamo messo tutto, gli alieni, Elvis Presley probabilmente, tutto quello che appunto ci era ignoto era questa. Al punto che quando poi, in realtà poi molto tempo prima si vide cosa c'era, in realtà nel 59 c'era, cioè la prima sonda sovietica che fece la circumnavigazione, si chiamava Luna 3, una sonda che fotografò questa misteriosa parte. In realtà le foto erano talmente deludenti, perché era ancora più povera e più, come dire, senza più brutta della faccia che noi vediamo, che l'uomo ha come fatto finta di non avere la vista, è continuato a immaginare questa Dark Side, tanto è vero, fino ad arrivare al 72 con Pink Floyd. Ancora riescono a utilizzarla bene come metafora, anche se era questa lato oscuro, in teoria l'avevamo già visto. Signori, è arrivato il momento, noi vi lasciamo adesso l'ascolto di tre brani uno dopo l'altro, che è la sequenza iniziale di Dark Side of the Moon. Ascoltatelo come se fosse la prima volta, vedrete che sentirete delle cose che magari prima. Allora, prima però forse un paio di frasi del testo di Brito. Allora, la sequenza si compone di una specie di introduzione che è Speak to Me. Curiosamente abbiamo parlato di opera, sapete che le opere classiche, spesso dell'ouverture, hanno già un'indicazione dei temi che poi saranno sviluppati durante l'opera. Lo fanno più fuori della stessa maniera, con un pezzo tutto diverso, perché lo fanno attraverso dei rumori sostanzialmente, quindi il primo pezzo già accenna a quello che avverrà in termini di musica concreta, che è una delle parti poi non secondarie del disco, cioè l'introduzione di rumori e di altri elementi dell'ascolto quotidiano, non musicale. Il pezzo si tuffa come in un altro che si chiama Breathe, che è appunto il respira, che è come un
quello che accade appena siamo nati, no? Per cui il pezzo comincia dicendo respira, respira nell'aria, non aver paura che ti piaccia, parti ma non lasciarmi, eccetera eccetera, con una frase in particolare che è breathe in the air, don't be afraid to care, non avere paura di, come si può dire, di voler bene, di partecipare, di essere, sì, di preoccuparti, che è una delle cose che forse ci impediscono di fare gli schemi della vita. E poi dopo c'è questa travolgente on and on, che è il trionfo della quadrifonia, perché fu pensato proprio in quadrifonia, perché quando lo ascolterete, se per caso è la prima, beh, forse in quadrifonia è la prima volta, vi renderete conto che è stato pensato per essere questo, che è la corsa travolgente, appunto, dopo essere nati, respiriamo, ma veniamo subito spinti in una specie di tunnel di così ossessivo che ci spinge a fare non sempre quello che vogliamo. Questa allora è... considerate anche se volete ogni tanto, se vi mettete di così sentirete gli effetti in maniera particolare. Quindi questa è la quadrifonia dell'influenza e questa è il Dark Side. Thank you.